Kimco è qua per studiare e imparare il meccanismo del racing in Italia. La collaborazione con Oral, che è un marchio prestigioso dell'ingegneria italiana e modenese, serve al marchio taiwanese per conoscere non solo quello che è la parte ingegneristica, la parte tecnica, ma anche la parte sportiva. Noi siamo sempre motivati per cercare di far meglio. Logicamente abbiamo visto che il livello del campionato si è alzato tantissimo e stiamo rincorrendo, due buoni piloti, cerchiamo di dargli il massimo per ottenere il massimo, come sempre nelle corse è così. Un po' più difficile la pista sono comunque, ecco, il tornantino, che è una curva molto lenta, devi riuscire a aprire presto il gas. La prima a sinistra, che è in discesa, bisogna stare un po' attenti perché comunque è la prima curva a sinistra e ci devi stare un po' all'occhio. Passione e adrenalina, mi piace, mi piace. Molto bello essere qua perché lavori con gente molto brava e anche moto molto buone, quindi sei tutto al top. Secondo me la parte più difficile è il primo settore dove c'è il curvone veloce, perché l'anno scorso sono cascato a 200 all'ora più o meno e quindi ancora non riesco a farlo fortissimo. Abbiamo fatto i controlli dopo ieri che abbiamo avuto un po' di problemi, abbiamo controllato che tutto fosse a posto e sembra che sia tutto a posto. Adesso puliamo e prepariamo la moto per la gara. Stiamo guardando un po' i parametri prima di entrare in pista per la gara e stiamo guardando che le moto vadano bene. Bisogna sempre partire con dell'ottimismo, insomma, poi saranno i ragazzi in pista che daranno il massimo e noi dobbiamo anche trasmettergli questa positività. C'è dell'entusiasmo, questo è l'importante. Poi chiaramente c'è l'entusiasmo, c'è anche l'ottimismo, diciamo così. Questa è una piccola poesia.